Presidente Iannascoli, allora domani il Pescara giocherà regolarmente gara 2 delle finali playoff in casa della Luparense? Sì, giocherà regolarmente con una squadra molto ridotta, tre squalificati su 7 giocatori italo che possono scendere in campo. Andiamo perché il comune di Pescara, la città di Pescara, i tifosi di Pescara ci hanno chiesto di andare. Soprattutto è stata questo intervento della giunta rappresentata dall'assessore allo sport, che era presente tra l'altro alla partita, che ha chiesto che la città di Pescara fosse presente a questa gara 2 della competizione. Siete riusciti a darvi una spiegazione del perché di questa stangata, di questa vera e propria stangata del giudice sportivo nei vostri confronti? Parliamo di squalifiche record che probabilmente in questo campionato non c'erano mai state. No, ma negli stessi episodi c'erano avute 2-3 giornate di squalifica, anzi in episodi ben più gravi. Adesso serviva il capro espiatorio, è chiaro che si colpisce in questi casi, quando uno si vuole fare pubblicità, si colpisce la squadra più forte, la squadra con più titoli, la squadra che sta vincendo tutto, in modo che si vuol dare il messaggio che non viene perdonato nessuno, no? Sono stupidaggini fatte da dilettanti che non meritano di stare lì dove sono. Nonostante le tante defezioni, nonostante le tante squalifiche, voi andrete a giocare e pensate ancora di rovesciare a questo punto questo pronostico che vede favorita la Luparense? I ragazzi sono già partiti, sono in pullman e stanno raggiungendo la località. Non avevamo dato disdetta all'albergo, adesso Matteo sta trovando un albergo che è disponibile a ospitarci e staremo lì e giocheremo la seconda e terza partita e poi vediamo che cosa succederà. Però è chiaro che adesso il risultato sportivo passa in secondo ordine, però noi siamo pescaresi, perciò non ci arrendiamo mai.